edizione di quest'anno è particolarmente importante per due motivi, perché dimostra la crescita e la solidità di un premio che non è il solito premio, ma un contributo significativo a una categoria importante, i giornalisti che contribuiscono quotidianamente a fare dello sport la più importante agenzia educativa. Oggi siamo qui nel Salone d'Onore del CONI per aver festeggiato e ricevuto il premio Extra per lo sport. Siamo lusingati e onorati perché questa mattina abbiamo sentito storie veramente importanti, veramente luminose, tutte con questo sottofondo sportivo che ci fa continuare sicuramente a essere dei buoni atleti e anche ad aprirci un po' verso tutto quello che possiamo fare anche attraverso il nostro vissuto sportivo. Io ci auguro, nella nostra incertezza, in questo periodo incerto, di avere cura di noi e di avere cura degli altri e anche nella paura saper rischiare, sapere quali sono i nostri obiettivi e un po' i nostri valori che devono continuare ad essere presenti e di cui dobbiamo essere responsabili. Ci sarà una quarta edizione e ci fa piacere annunciarla fin d'ora, dando il senso della continuità, no? Della nostra vita, Covid permettendo, e la quarta edizione sarà speciale, c'è un'evoluzione rispetto alle tre edizioni, perché di fatto i premi ai giornalisti non saranno divisi più tra territorio e livello nazionale, ma ci sarà una premiazione unica e assoluta dove proprio il territorio si confronterà anche con i nomi più importanti a livello nazionale. In più abbiamo aggiunto un riconoscimento, un premio a dei progetti, diciamo, di responsabilità sociale che coinvolgono gli attori dello sport, gli enti di promozione sportiva, le società sportive, le ONLUS, che si confrontano tutti i giorni in delle progettualità che meritano di essere valorizzate. Poi ci saranno ulteriori riconoscimenti e call, diciamo, che potranno valorizzare al meglio soprattutto quei territori a cui Extra guarda e dove insistiamo maggiormente. Parlo della Toscana, delle Marche, del Molise e dell'Abruzzo.